Oggi il club calibro 16 è presente al campionato FIDASC, campionato del mondo FIDASC di percorso di caccia itinerante. Siamo qua con Gianfilippo Adamati della Rizzini. E per noi oggi è un grande giorno perché Gianfilippo ci ha fatto l'onore di portare in gara, come vediamo in bella mostra sulle canne, il Rizzini Competition 16. E la gara è ancora in svolgimento, manca ancora una giornata di gara, però chiediamo a Gianfilippo, dato che non c'è più, diciamo, non c'è cosa più probante che provarlo in una gara a livello mondiale, come si è comportato il calibro 16 in confronto con il calibro maggiore, che è il 12, che è quello che va per la maggiore in queste gare di campionato mondiale. Allora, diciamo che è andato sicuramente bene, perché comunque chi l'ha visto in gara poi è venuto a chiedere maggiori informazioni. Come punteggi è ovvio che il manico può contare, ma comunque sui piattelli lunghi o sugli stream shot c'è sempre arrivato. È riuscito a staccare anche due ticket dei tiri estremi, quindi vuol dire che il 16 può tirare veramente lungo. Tutti, l'unica critica, che se si può chiamare critica, è solo quella della scarsità di munizionamento specifico. È ovvio, è un limite che speriamo a breve alcune aziende sopperiranno. Ci stiamo lavorando, infatti quest'anno abbiamo visto che anche la Baschieri ha presentato una nuova cartuccia in calibro 16, e con l'arrivo anche di nuovi fucili, di nuove armi, speriamo che diciamo il parco munizioni aumenti, e non per ultimo quello dedicato al tiro, dato che, come ho avuto modo di vedere sui campi e di sapere da voi della Rizzini, il fucile sta avendo un buon successo, specialmente nel nord Europa. Sì, beh, abbiamo avuto dei clienti danesi, clienti norvegesi che l'hanno già ordinato, e adesso cominciamo con una 6 mesi di gare in Inghilterra presso una scuola di tiro. Ogni fine settimana ci sarà una piccola competizione col calibro 16. In Inghilterra il calibro 6 è considerato un piccolo calibro, quindi sarà small bore competition, ma una serie va tirata col calibro 16. Quindi la cosa anche a livello europeo, diciamo che sta prendendo sempre più piede. La validità del fucile l'abbiamo veramente vista, perché quest'oggi abbiamo seguito Gianfilippo nelle varie location, nelle varie pedane che ha fatto, e veramente il fucile non ha avuto nessun timore reverenziale nei confronti delle altre armi che erano in gara. E quali sono le prossime competizioni a cui parteciperai con il Competition 16? Allora, diciamo che questa è la seconda competizione ufficiale del Competition 16. Ha fatto il Grand Prix Baschieri di English Sporting al Bettolino e ho vinto la mia categoria. Il mondiale, è chiaro, sono lontano dai primi, ma comunque come risultato personale è sicuramente positivo. L'anno prossimo c'è un europeo, un mondiale, dove spero di riportarlo in gara. L'unico problema è riuscire a trovare in loco, quindi in Inghilterra per l'europeo e in Ungheria per il mondiale, delle munizioni. Club, diciamo, la nostra piccola squadra di tiro del club lo sta portando in gara nelle competizioni minori, e anche noi abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni con questo fucile. Speriamo di farlo conoscere in tutti i campi, e a livello mondiale ci ha pensato Gianfilippo. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo,
per terminare la gara e nell'ultima giornata, che è quella di domani. Grazie Gianfilippo. Grazie mille a voi.